Bentornati o benvenuti su Profumi di Nicchia, il canale che vi farà innamorare ogni giorno di un profumo diverso. Parliamo subito dell'elefante nella stanza. Per rispondere ai vostri messaggi su dove fossi finito e sul perché non rispondessi ai commenti o non pubblicassi più nuovi video, ho tre buone motivazioni. La prima è il Natale in negozio, che equivale a perdere qualche anno di vita, qualche chilo e non pochi capelli. Secondo posto, le vacanze natalizie con il marchio di garanzia della variante Omicron. Prima sul magazzino durante l'inventario e ovviamente, al punto 3, la lunga mano di questa variante Omicron che afferra tutte e tre le ragazze che lavorano con me al negozio nell'esatto giorno in cui l'ho riaperto. Fantozzi non sarebbe potuto essere più sfigato. Ma non ci siamo persi d'animo e non appena abbiamo potuto siamo ritornati in pista. Per cominciare l'anno alla grande ho deciso di regalarvi una mia personalissima previsione di quello che funzionerà al 100% nel 2022 in questo mondo profumato. Ovviamente avendo il privilegio di poter buttare un occhio, da addetto ai lavori, al dietro le quinte di questo mondo profumato. A parole sembra facile, ma fidatevi, questa selezione ha fatto sicuramente più male a me che ai marchi stessi. Partirei proprio dal raccontarvi i grandi esclusi da questa mia top 3. Al primo posto dei grandi esclusi troviamo Creed. Da mesi ormai il nome di BlackRock è sulla bocca di chiunque. Molti pensano che il cambio di proprietà abbia abbassato la qualità del brand. La verità invece, secondo me, è che 300 euro per Aventus gran parte del pubblico non è più disposto a spenderli e i fasti passati vissuti tra il 2013 e il 2018 non saranno più raggiungibili. Diciamo che questo per Creed potrebbe essere un anno di transizione. Detto ciò, non punterei il mio gruzzolo su di loro, anche se allo stesso tempo non andrei all-in contro questa maison super celebre. L'altro grande escluso da questa classifica è Byredo. Da qualche tempo ormai il focus del brand, che ha reso Ben Gorham un nome celebre in tutto il mondo, si è spostato dalle fragranze alla moda e al lifestyle. Le ultime uscite mi hanno personalmente deluso in fatto di originalità e fantasia, in particolare Mumbai Noise, che sento troppo vicino come impatto olfattivo a Terroni. Però, d'altronde si sa, quando si è al top, si può solo cadere. Un altro marchio che dovrà rivedere e non poco le proprie strategie, specie quelle di comunicazione, è 1969. Sulla fragranza e sulle fragranze nulla da dire, in particolare Rainbow Bar. Spettacolari, punto e basta. Il problema è che se la tua comunicazione si basa sul proporre in maniera controversa temi estremamente cari a dei particolari gruppi sociali, in particolare il popolo LGBT e la cultura asiatica, il risultato è che il tuo account Instagram verrà chiuso e tu devi ripartire da zero. E così è stato. E anche se hai una Ferrari, senza la benzina non vai da nessuna parte. E poi ci sono Homme Luxury e Bon Parfumeur, entrambi i marchi che apprezzo e con cui lavoro molto bene, ma che devono ancora trovare la quadra perfetta per spaccare al 100%. Il primo, infatti, si scontra con un'offerta di fragranze arabeggianti vendute a prezzi folli e non ha ancora fatto breccia in questo pubblico che le snobba forse perché sono troppo poco costose. A Bon Parfumeur manca invece una fragranza cavallo di Troia per far breccia nel cuore degli appassionati. Quando la troverà, attenzione, perché la semplicità alla lunga paga sempre. Prima di rivelarvi quali sono i marchi su cui io punterei, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, Profumi di Nicchia, e di schiacciare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sulle novità e i principali trend di questo mondo affascinante e profumato. Bene, il primo marchio da tenere d'occhio in questo 2022 è sicuramente Mater Premier. E questo giudizio nasce da un suggerimento dello stesso Elena, cioè di tenere d'occhio i marchi dei nasi indipendenti, e da uno sguardo più moderno sul mondo. Infatti Aurelian è ben più giovane dei mostri sacri come appunto Elena, Ropion, Morillas, e ha uno stile più scenografico che si presta perfettamente alla comunicazione digitale di oggi. Aurelian infatti, dopo aver creato Eros per Versace, Casbah e parecchie altre fragranze per Piguet, nonché una serie quasi infinita di flanker per Narciso Rodriguez, lancia la sua linea appunto Mater Premier. L'idea alla base è semplice, quasi banale se vogliamo: offrire il meglio delle materie prime in una veste nuova e perfetta per il XXI secolo. Ma la vera forza del marchio è proprio lui, Aurelien,
Già a Pitti questo settembre era il primo a metterci la faccia e anche sui social è lui, il naso creatore, che parla dei suoi lavori in maniera chiara ed efficace. È uno dei pochi che sembra aver capito come sfruttare nel miglior modo possibile il cambiamento digitale che vi è in atto in questo mercato, non guardandolo come una minaccia, ma come un'opportunità. So che sono l'ultima persona che si può permettere di parlare di musica, ma tempo fa ho visto questo documentario dove Mark Knopfler spiegava in 2 minuti come aveva creato Romeo and Juliet. Come sono stato fulminato, nonostante la mia ignoranza, dal genio creativo del leader dei Dire Straits, chiunque può rimanere estasiato osservando un video di Aurélien che crea una delle sue fragranze. Ma non finisce qui, perché oltre al fumo c'è anche il profumo. Radical Rose ha già vinto non so quanti premi. Cologne Cedrat è spettacolare, punto e stop. Ma la più intrigante delle sue fragranze è, senza ombra di dubbio, Falcon Leather. Grazie all'accordo Cisto e Catrame di Betulla, associato ad un fondo rotondo di benzoino, Aurélien riesce a creare questa nota di pelle piuttosto old school, che dovrebbe ricordare appunto il guanto usato dai falconieri, ma che poi, nell'evanescenza delle note più affumicate, regala sfumature più morbide e molto portabili. In più, come durata non ci si può lamentare, ma non finisce qui. Perché quando vi dico che uno è sveglio e ha capito come muoversi, mi riferisco anche al fatto che Mater Premier offre un Discovery Kit nuovo, che è il primo che può essere personalizzato in base ai gusti del cliente. Dategli un'occhiata, se vi ispira, ma se non dovesse piacervi, su 50-ml.it potete acquistare anche il campione di prova di ogni singola fragranza di Mater Premier. Il secondo brand da tenere d'occhio, e anche per riprendere la precedente metafora omerica, è Essential Parfum. Il loro cavallo di Troia, non sto nemmeno a dirvelo, è Bois Imperial, mentre il suo Ulisse è ovviamente Geraldine. Come il re di Ithaca, infatti, la creatrice di Essential Parfum ha optato per l'astuzia e non per la forza, e ha scelto di giocare ad un gioco diverso. Se volete un paragone sportivo che pochi, a parte Domenico, capiranno, Geraldine è il Mike D'Antoni di Phoenix, però in profumeria. Il domani, oggi. Geraldine ha infatti reso i nasi i veri protagonisti del brand e soprattutto ha conquistato una fascia di pubblico nuova grazie alle sue fragranze immediate, ricercate ma fruibili da chiunque e soprattutto proposte ad un prezzo imbattibile. Vi ho già decantato Bois Imperial, vi ho raccontato di Mon Vetiver e di Divine Vanille e se avete avuto modo di parlare con me di persona mi avrete sentito dire che se Essential Parfum non esistesse sarebbe l'idea di marchio che vorrei creare io. Oggi invece voglio spoilerarvi la novità che arriverà a breve in Italia. Amanti di Philosikos o anche del fico di acqua di Parma, attenzione, perché sta arrivando un nuovo rivale. Ben bilanciato, succoso, con una buona struttura di legni sul fondo. Se amate la fragranza più celebre di Diptyque, lo dovete sentire assolutamente. Occhi aperti, perché è questione di qualche settimana e lo troverete su 50-ml.it, oltre a tutti i sample delle fragranze di Essential Parfum. Il kit è al momento fuori stock, ma ritornerà, non temete. L'ultimo brand che ho faticosamente scelto per questo video e che alcuni di voi già sanno essere una mia scommessa personale è appunto Ermetica. I motivi sono vari. Il primo è che, essendo un concetto di profumeria nuovo, sta impiegando del tempo per affermarsi. E anche se alla maggior parte del pubblico italiano piace esclusivamente una fragranza forte, aggressiva e da scia, oggi come oggi anche la voce di chi preferisce sentire o indossare fragranze più sobrie inizia a farsi sentire. Ed Ermetica è pronta a rispondere. La seconda ragione è l'investimento fatto dal brand negli ultimi 2 anni. Discovery Kit a prezzi onesti, con un'ottima immagine, presenza su canali inusuali, come ad esempio Habibi, e un look che perfettamente si sposa con il pubblico del nuovo millennio, attento soprattutto all'ecosostenibilità. Aggiungeteci poi altre 2 cose. La prima è che in America, nel 2021, Ermetica si è fatta conoscere massicciamente grazie a Jade 888, che è diventato immediatamente uno dei top seller sul mercato americano. Magari, proprio nel 2022, in Italia succederà qualcosa di simile. La seconda è ovviamente legata alle fragranze. Tutte originali, tutte interessanti, anche se qualcuna inevitabilmente più delle altre. Quando arriverà il caldo e il consumatore medio cercherà qualcosa di meno invasivo ma ugualmente presente, Ermetica sarà presente.
Se volete una fragranza, tanto per avere un profumo da cui iniziare, per la primavera che arriverà suggerisco Rose Fire, una violetta caramellosa, non esageratamente stucchevole, allegra, spensierata e perfetta per un giorno di primavera o anche per una sera d'estate. O se non vi piace questa sfumatura più dolce, potete sempre puntare su Mega Flower, Peony Pop, Ivy Mist se volete fioriti, o La Source se vi piace l'agrume, Patchouli se vi piace il legno. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Il mio consiglio, come sempre, è quello di provare. Partite dal Discovery Kit e iniziate a provare questo nuovo concetto di profumeria. Ora della primavera vi avrà conquistato. A meno che non siate quelli che si mettono terroni anche a Ferragosto. Ecco, in quel caso no. Ermetica non fa per voi. Avrei potuto mettervi altre pulci nell'orecchio parlandovi del lento ma continuo affermarsi di Romy e il suo 2787, del maestro Almayrak che cerca la rivincita sui suoi allievi prodigi con il suo Parmois de Parfum, o perché no, anche di un marchio storico come Goutal che piano piano sembra star tornando agli antichi fasti. Però diciamo che per il momento mi fermo qui. Anche perché se mi brucio tutte le cartucce adesso, nei prossimi video di cosa vi parlo. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere like e a scrivermi nei commenti dei marchi che, secondo voi, nel 2022 faranno davvero un salto di qualità e su cui voi sareste disposti a scommettere. Sorprendetemi! Io per questo episodio ho concluso. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e il supporto che mi date e vi ridò appuntamento al prossimo video.